Arnoldo Mondadori, Valentino Bompiani, Gian Giacomo Feltrinelli. Tutti e tre sono non soltanto degli editori, ma anche fondatori delle loro case editrici, in tre successive generazioni. Feltrinelli, penso che tu forse hai seguito, hai visto qualcheduna delle puntate di questa mia trasmissione. Che cosa ne pensi di questo problema del leggere, di questa questione del leggere che tanto ci appassiona? Credo che le iniziative prese da alcuni editori italiani, fra i quali quelli più presenti, Mondadori col Pavone, Bompiani coi Delfini e io con l'Universale Economica Feltrinelli, di produrre cioè delle collane a bassissimo prezzo non sia sufficiente per risolvere il problema che ci assilla. Due fattori, due problemi mi sembra ostacolano ancora oggi in misura notevole la diffusione del libro in Italia. Bisognerebbe continuare, la politica già iniziata, ad elevare costantemente, progressivamente il livello di vita del popolo italiano. In secondo luogo mi sembra che bisogna dare alla gente più tempo da leggere. Bisognerebbe cioè, a mio avviso, passare alle 40 ore, alla settimana di 40 ore lavorative che desse a tutti gli italiani, non solo la domenica, ma anche il sabato, per riposarsi e per distrarsi. Anche i ceti più abbienti in Italia sono ancora troppo impegnati. Chi le finisce il sabato sera, chi magari va ancora in ufficio la domenica. E come si può leggere quando non si ha materialmente il tempo per farlo?